Dottoressa Paola Locasciulli, a Vasto è molto comune il fenomeno dell'abbandono dei cani e spesso l'associazione Amici di Zampa diffonde queste brutte notizie, cioè di cucciolate abbandonate fuori dal cancello. Perché avviene questo? Avviene perché non si è fatto in questi anni un adeguato processo informativo, soprattutto nelle scuole, anche nei bambini più piccoli. Cioè, da un lato c'è stata la legge che ha fatto dei grossi progressi, sia la legge 281 del 91 che poi le varie leggi regionali, l'ultima la 47, in cui si viene a definire l'animale come un essere senziente e quindi con dei diritti che vanno rispettati. Però da un altro lato non c'è stato contemporaneamente un processo informativo adeguato che ha poi favorito la consapevolezza dell'adozione degli animali in casa. Ma quali sono questi strumenti per combattere il randagismo? Gli strumenti sono quelli di mettere in condizione le persone di prendere con loro gli animali solo quando siano veramente consapevoli e quando sappiano gestirli, perché spesso ci sono delle situazioni in cui le persone, o per moda oppure per altri problemi ben più profondi che sono nella società, sembra assurdo, ma in realtà è così, si trovano ad affrontare la convivenza con degli animali che poi alla fine non riescono a gestire. Da un lato è questo, e quindi li lasciano andare, oppure li danno a persone che non li sanno proprio gestire per niente e a loro volta li lasciano andare. Oppure c'è proprio l'ignoranza, il fatto per esempio di non sterilizzare le cagne, di distribuire i cuccioli in giro, di evitare per spendere quei pochi soldi, perché in fondo poi è una spesa che va fatta una sola volta e quindi non è che poi ogni anno è una spesa che si ripresenta. Viene fatta questa spesa, il cane toglie da sé il problema della riproduzione e quindi in questo modo si riuscirebbe ad arginare moltissimo questo fenomeno. Invece le persone non hanno la voglia, non hanno neanche l'attenzione dell'importanza a spendere qualche soldo per provvedere a questa situazione, per mettere un riparo a questa situazione e quindi continuano poi ad abbandonare i cuccioli e quant'altro in giro. Da un lato è un problema di ignoranza, da un lato è un problema di disinformazione. Quindi basta venire qui alla ASL per sterilizzare il proprio animale? No, allora noi provvediamo soltanto alla sterilizzazione degli animali di proprietà dei comuni. Questi animali però poi possono essere adottati, già identificati, vaccinati, sistemati praticamente e sterilizzati. Addirittura se una persona prende un cucciolo può avere delle agevolazioni qui, una volta che venga raggiunta poi la maturità sessuale, nella sterilizzazione, cioè può sterilizzarlo qua in maniera gratuita, va fatto però tutto per dei canali formali, ufficiali. E in questo modo noi riusciamo anche a dare a chi prende questi animali in adozione degli indirizzi, delle informazioni che possano poi impedire il fatto dei problemi che si, possono poi impedire questi problemi che si creano quando si fanno delle adozioni senza un'adeguata consapevolezza. E invece per quanto riguarda il microchip? Il microchip è obbligatorio dai 2 mesi di età per tutti i cani, nei gatti è facoltativo. Ci sono delle sanzioni che vengono fatte per chi non li mette. Il microchip è importante perché in questo modo si riesce anche a un po', diciamo, sanzionare la persona che non soltanto abbandona, ma lascia anche il cane in giro, libero di vagare dove vuole. Perché un cane maschio che viene lasciato in giro, libero di vagare dove vuole, può anche far riprodurre una femmina randagia che sta in giro, che viene lasciata in giro e libera. Cioè, il microchip è un controllo, permette un controllo e l'identificazione del proprietario di un animale che viene rinvenuto vagante, per cui d'altronde è un obbligo di legge, va messo ed è un atto di civiltà.